Ok, siamo in onda. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Stasera proviamo per la prima volta a fare questa videoregensione con la GoPro. Vediamo se la qualità video e quella audio migliorano rispetto a quelle che faccio di solito col telefonino. Spero che si possa sentire e vedere meglio di quello che si è fatto finora. Stasera l'argomento che ho discusso oggi nella solita è ormai fissa diretta che faccio il pomeriggio con gli amici del gruppo Passione Becco Piatto, si è incentrata tantissimo sul discorso del fucile, della canna del fucile e delle munizioni da adoperare, da scegliere, perché c'è un amico tra i tanti che sono parte del gruppo che sta riscontrando delle anomalie, delle problematiche per quanto riguarda i tiri a corta distanza con un fucile, con un Browning, un Auto 5 di nuova generazione con canna da 76. Allora ne abbiamo più che abbondantemente parlato oggi, non tornerò sull'argomento, non mi sembra diciamo, utile farlo qua in questo video. L'unica cosa che è trapelata da questa chiacchierata che abbiamo fatto è che effettivamente bisogna comunque cercare ricercare delle cartucce che siano un giusto mix tra le caratteristiche che richiede il fucile e le caratteristiche che richiediamo noi per il tipo di caccia che facciamo. Allora io innanzitutto ce l'ho qua presente, eccolo qua. Questo è un famosissimo Beretta 301 Magnum. Questo per farvi vedere che il fucile è scarico, casomai qualcuno potesse pensare che inavvertitamente ho infilato qualche cartuccia. La sicurezza io la metto sempre avanti a tutta. Il dito entra, come potete vedere, perfetto, possiamo chiuderlo e scarichiamo. Allora, è un fucile che generalmente non ha nessun tipo di necessità di essere presentato, perché dagli anni 70, dalla fine degli anni 70, è uno dei fucili più utilizzati a caccia su tutto il territorio italiano e penso anche all'estero. È un fucile che ha dato parecchie soddisfazioni a tutti, me compreso. Io lo acquistai quando mi avvicinai al discorso caccia da appostamento temporaneo, perché abituato a sparare come ero con doppiette sovrapposti, quando poi mi trovai a contatto con la caccia all'anatra dentro nell'appostamento, mi resi conto di avere necessità di aggiungere più potenza di fuoco, quindi un colpo in più, e avere una canna che fosse più performante sulle distanze a cui venivo spesso portato a sparare. Questo qui io lo acquistai in armeria, lo acquistai usato. Questo sempre comunque rientra nell'ottica del discorso solito che faccio io, cioè chi si avvicina in periodi di crisi come questo a questo tipo di caccia che è di fatto dispendiosa perché richiede oltre al fucile e alle cartucce diverse altre attrezzature che comunque ha un costo. Può avvicinarsi a questa caccia tranquillamente con un'arma di questo tipo dal prezzo medio di 300, 350, 400 euro usato in armeria senza dover per forza investire migliaia di euro in fucili di ultima generazione. Detto questo, se si può e uno se lo può permettere, io non faccio di conto in tasca a nessuno, ben venga che si comprino delle armi nuove, ma se si vuole comunque cacciare con questa tecnica e si vuole farlo in brevi tempi senza aspettare o spendere soldi più del dovuto, mi sembra che queste siano delle soluzioni abbastanza alla portata di tutti. Ecco, questo qua è una configurazione, io lo comprai con canna corta, era una 64-65, adesso ce l'ho di là, non me la ricordo. Strottatori fissi 4 stelle cilindriche, la utilizzavano tanto per la caccia sotto il cane da ferma. Io inizialmente la utilizzai con quella canna, utilizzando cartucce con bora contenitore. Il fucile è un Magnum, la canna che aveva montata, nonostante fosse una 65 4 stelle, era Magnum.
era camerata Magnum, quindi 76, e non utilizzavo cartucce Magnum per il discorso che al tempo, per mia incompetenza, pensavo che una canna così corta, una strozzatura così larga non potessero far avere alle Magnum le giuste performance che noi richiediamo. In realtà mi sono sbagliato, l'ho scoperto dopo, però fortunatamente mi sono abbondantemente rifatto. Poi, conoscendo un signore gentilissimo Emiliano dalle parti di Parma, che ha un ottimo giro d'affari per quanto riguarda la trattatura da caccia e commercio anche con l'estero, aveva l'opportunità di avere delle canne in giacenza per questo tipo di fucile, per i Benelli, gli SLV, quelli vecchi. Io comprai questa qui, che è una 71 3 stelle. È una canna abbastanza anomala per questo tipo di fucile, la 71 3 stelle, perché Beretta questo tipo di canna la mandava fuori con le 2 stelle qua in Italia, oppure quella corta, oppure la 76 una stella, che ho anche quella, che l'ho comprata successivamente anche lei. Non le ho fatte camuflare, le ho tenute originali, brunite come le fa la casa. Lui in realtà ho deciso di farlo camuflare in questa maniera perché era un po' usurato dagli anni che ha. Pare, se non mi ricordo male, la matricola gira attorno agli anni 77-78, quindi io sono nato nel 76, quest'anno compio 44 anni, lui mal che va ne ha 42, quindi cominciava ad avere dei segni di usura che a me non piacevano e toglievano parecchia eleganza all'arma in se stessa. Allora gli feci fare questo lavoro di camuflamento, che intanto lo tiene conservato e mi torna utile all'interno del capanno quando voglio un fucile che, a differenza del Browning che vi ho presentato l'altro giorno, mi permette di fare qualche tiro in più e darmi qualche chance in più al volo per via della canna, che nonostante tutto sia una 71, ha quelle 3 stelle che lavorano magnificamente, è una balistica che mi permette di fare degli ottimi risultati anche sparando al volo e non solo in acqua. Poi la cosa bella è che è una Magnum anch'essa. Quindi se devo tirare in acqua con la lunghezza di canna e il contenitore, con la strozzatura che si ritrova, non ho assolutamente difficoltà ad andare a bersaglio su distanze anche di 35-40 metri, che secondo me rimane il tiro utile di questo tipo di arma da fuoco espressamente dedicata alla caccia. Unitamente a questo tipo di fucile, io ho delle cartucce che amo avere sempre nella mia cartucciera, e alcune invece per questione mie di scouting preferisco, scusate che lo poso, permettetemi un attimo, preferisco sempre provarle. E tra queste cartucce quest'anno vorrei presentarvi queste, che sono le Itaca dell'Italiana Caccia. Cartucce molto interessanti. L'Italiana Caccia, per chi non lo sa, è una fabbrica, cioè un'azienda da poco costituita. Il proprietario è il signor Piero Vitali, ho conosciuto, ho provato a conoscerlo tempo fa in fiera, durante la licenza. Facci due chiacchiere, giusto come tutti i partecipanti alla fiera possono fare, non è che ho avuto un canale privilegiato, no. Ho visto un'azienda con un nome che a me interessa tantissimo, l'Italiana Caccia, mi sono fermato a vedere. Loro propongono comunque la loro cartuccia, suddividendola per tipologia di caccia e assegnandole un nome con gli elementi della terra, che sono l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Questa qua, che va bene per, diciamo, selvatici come il colombaccio e gli anatidi, fa parte della serie dedicata al fuoco. Questa è una cartuccia, come potete vedere, abbastanza elegante, mostro trasparente. È veramente una bella cartuccia. Le scritte sono oro, la chiusura stellare a 6 spicchi. Molto, molto ben fatta, infatti le carica la Pecoraro Sport, un'azienda che comunque carica sul mercato italiano da parecchio tempo, un'azienda che ha sempre fatto delle belle cartucce, quindi la prerogativa che questa cartuccia sia
cartuccia buona è scontata. Per quanto riguarda gli elementi che la costituiscono, presto detto, vengono caricate con le MB o la SP8 Vectan della vascheria Pellagri, quindi possiamo tranquillamente immaginare che questa sia una cartuccia di qualità, una cartuccia che possiamo tranquillamente mettere in tasca per andare a fare quello che è la caccia all'anatra, il colombaccio, senza avere timore di avere una cartuccia che non è in grado di abbattere il selvatico. Questa qui è una 42 grammi, piombo da 4,5. Io sono stato attratto da queste cartucce appunto per quelle mezze misure che utilizzano. Le Itaca hanno questa cosa bella che hanno questo utilizzo delle mezze misure che mi hanno intrigato parecchio. La 4,5, che non è un 5, non è neanche un 4, è quella cartuccia che in determinate situazioni magari ti fa la differenza per via del piombo, che è quella famosa via di mezzo. Non abbiamo bisogno di specificare che tipo di condizioni atmosferiche servono, perché sapendo che porta delle polveri vascherie Pellagri, sappiamo che ha delle buone rese comunque in qualsiasi tipo di location o di condizione climatica. È una cartuccia che comunque viaggia tra ad alte prestazioni, quindi viaggia tra i 370 e i 390 metri al secondo. È una cartuccia che a me ha entusiasmato, mi è piaciuta, è una bella sostituta a certe cartucce che pian piano cambierò e andrò a sostituire con questa, sempre che l'armeria l'anno prossimo faccia un altro ordine di queste cartucce qui, sempre che le tenga ancora, perché sappiamo che queste piccole marche sul nascere escono a scala nazionale, poi tendono a geolocalizzarsi in determinati areali dove c'è effettivamente un utilizzo più cospicuo, e tendono a perdersi là dove non c'è la possibilità di avere estimatori in gran numero. Ecco, qui non so se riuscirò a trovare, ma che vada, poi contatterò la fabbrica se mi interessano e decido che per l'anno prossimo le ricomprerò e mi metterò in contatto, mi farò dare comunque degli estremi di qualche armeria con cui posso parlare per averne. Adesso io passerei anche alla seconda cartuccia, che non ha bisogno di presentazioni. È una cartuccia che per me rasenta il mito, è una cartuccia lombarda, mi piace dire, è una cartuccia conosciuta da tutti, di un marchio conosciuto da tutti, una cartuccia che nel campo degli anatidi ha sempre fatto il suo dovere ed ha raggiunto, non dico ancora per il momento il mito, ma siamo ben vicini. È la famosa Fiocchi Magnum 1276. Da 52 grammi. Questa qui è una signora cartuccia. Io non passo annata che non ne abbia almeno una ventina in borsa e almeno un 5-6 in cartucciera. Non inizio l'anno venatorio se non ne compro almeno un 100-150. Per il mio modo di cacciare, è la cartuccia. Non mi posso lamentare, non ho mai trovato un difetto in questa bellissima realizzazione di fiocchi, quindi ve la faccio vedere giusto perché merita di essere vista. Una cartuccia anche lei bella, di un'eleganza spettacolare, scritte in oro, fondello tipo 5 della Fiocchi, Innesco FS615, ok, carica polvere Tecna e praticamente ha una borra G Magnum che usa la Fiocchi da tempo, e che praticamente ha fatto un po' la fortuna di questa cartuccia. La sua velocità non è altissima, è 377 metri al secondo, che è la velocità a cui la dà la casa. Però ha dei tempi di carica interessanti, 3285, quindi vuol dire che è una bella signorina, bizzarra anche a vedere. Allora, io per quel poco che conosco le polveri, perché poi io mi affido sempre alle conoscenze degli esperti di balistica e di ricarica, però ho imparato leggendo qua e là che la Tecna è una polvere che rientra dentro nella famiglia della Sipe e della S4, quindi sono
diciamo polveri che lavorano meglio col freddo. Non dico proprio gelo, 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 ma a meno che ci sia il freddo tipico delle regioni nord italiane. Secondo me, con le giuste temperature vicino allo zero, quindi nell'ordine dei 3-4 gradi, questa cartuccia esprime tutta la sua performance migliore, secondo me, anche avvicinandosi tra lo 0 e i 4 gradi. Secondo me la temperatura, non importa l'umidità perché pare non sentirla, ma in quelle temperature io ho visto una resa eccezionale oltre quello che è immaginabile. Ho fatto di quegli abbattimenti anche a distanze che non pensavo possibili. Ma anche in canne come questa qua che vi ho fatto vedere media e non lunga, perché in quella lunga ho abbattuto selvatici anche prossimo altri 40 metri, quindi voglio dire, è una cartuccia che io a cui sono particolarmente affezionato. Non posso far altro che ringraziare la Fiocchi di averla prodotta, sperando, invitando la Fiocchi, se mai qualcuno della Fiocchi vedrà questo video, di non cessare mai di farla. Tanto che vi presento poi la prossima cartuccia, volevo comunque ricordarvi che io non sono un professionista del settore armiero o delle munizioni, sono un semplice cacciatore come siete voi che state guardando. Le mie recensioni non hanno fini di marketing, le mie recensioni hanno semplicemente il fine di discutere e di parlare dell'attrezzatura che io personalmente uso in campagna, riscontrando i problemi e anche perché i benefit che possa dare questa attrezzatura quando sono nell'esercizio delle mie funzioni venatorie, delle mie facoltà venatorie. Quindi non prendete le mie recensioni come assolutismi, perché penso che la mia opinione vada opinata se le vostre esperienze viaggiano in senso contrario, o vada comunque considerata e avvallata se avete riscontrato che quello che è successo a me lo potete condividere. Quindi è un pur parler come si farebbe in armeria. Questa cosa nasce dal fatto che c'è questa quarantena obbligatoria per cui non ci si può incontrare al bar.